Siamo finalmente negli adorati anni Ottanta, anni rivoluzionari non solo per l'arte e la televisione, ma anche per il make-up e senza dubbio per la musica. Dopo aver applicato la rugiada per make-up come base sia sulla palpebra mobile che sotto la rima inferiore dell'occhio, utilizzo Juggler come colore di transizione e lo applico nella piega del mio occhio fino a sotto l'arcata sopraccigliare. Sfumo per bene il colore e lo porto verso l'esterno in modo da dare al trucco una forma allungata. Solo sulla palpebra mobile applico drumroll da bagnato. Nella rima inferiore stendo invece la matita Enigma, che vado poi a sfumare un pochino anche verso l'esterno dell'occhio. Nell'angolo esterno, sfumando verso l'interno e laddove ho applicato la matita Enigma, vado a sfumare l'ombretto inchiostro. Cambio pennello, ne prendo uno pulito e continuo a sfumare di modo che i contorni del mio trucco non siano troppo definiti. Do un tocco di luce al trucco picchiettando sulla palpebra mobile e nell'angolo interno l'ombretto Ticket. Definisco la rima superiore delle ciglia stendendo Vanità, che vado poi a sfumare leggermente con un pennello pulito. Nessun trucco occhi è mai davvero completato senza la stesura del mascara, per cui mi raccomando, abbondate, fate tantissime passate e applicatene come se non ci fosse un domani. Come punto luce sotto l'arcata sopraccigliare, anche in questo caso ho scelto una matita e questa in particolare è Vizio. Non dimentico le sopracciglia, a cui vado a dare una forma abbastanza definita con la mia Manga Brows. La parte iniziale del sopracciglio, a differenza della codina, non la voglio troppo piena di colore, troppo carica, e vado quindi a sfumarla con lo sfumino che è incorporato alla matita. Il look occhi è completato a questo punto, vado quindi a pulire la zona sottostante l'occhio e vado a ridefinire leggermente il mio trucco e a coprire le zone che hanno qualche discromia con del correttore. E sfumo il tutto prima con un pennello pulito e poi con le mie dita. Uniformo il mio incarnato e vado a fermare il correttore con del fondotinta.
Voglio che le mie guance siano bene definite e siano soprattutto molto cariche di colore, per cui abbondo di blush, ma vado a sfumarlo molto bene di modo che non abbia una chiazza di colore sul viso, ma il tutto sia molto armonioso. A questo punto non ci resta che applicare il rossetto. Io ho scelto la Due Baci Storyteller dalla collezione Art Circus. Fisso il trucco con un po' di nebbia fissante. Il trucco è completato e adesso siamo pronti a sfoggiare il nostro look super pop. Noi ci vediamo nel prossimo video e io vi mando un super bacio. Ciao!